tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per fare il mio secondo video ask. Vi avevo chiesto le domande sotto il video precedente, me ne avete fatte, vi giuro, tantissime, quindi cercherò di rispondere a più domande possibili da una parte, però a quelle, diciamo, un po' più originali. Io avevo fatto un altro ask di cui vi lascio il link qua su oppure qua giù, quindi vi consiglio di andarla a vedere dopo questo video, ovviamente, perché molte domande appunto non vi rispondo perché vi avevo già risposto in quest'altro ask, quindi è inutile che ripeto sempre le stesse cose, no? Innanzitutto grazie tantissime perché siamo arrivati a ben 6.000 iscritti, cioè siamo tantissimi, grazie, grazie, grazie. In secondo luogo mi volevo scusare da una parte perché quando ieri ho preso le domande per il video mi sono accorta che in verità non mi aprivano le notifiche di molti commenti che mi fate, quindi se vedete magari che vi rispondo dopo diversi giorni è perché non mi è arrivata la notifica. Iniziamo con le domande. First question is: Askilli, qual è il tuo balletto preferito e la tua ballerina preferita? Un bacione. Me l'ha fatta questa domanda Mariangela Fabiano, quindi un bacione anche a te. Allora, il mio balletto preferito, diciamo che ne ho due e sono due molto diversi tra loro. Da una parte lo Schiaccianoci, che è il balletto secondo me per eccellenza, molto classico, molto tradizionale. Dall'altra, l'altro mio balletto che vi giuro mi piace un sacco, sono andata a vederlo a luglio con Eleonora Bagnato, che è fantastica, è la Carmen, che è un balletto un po' più contemporaneo. Provate a indovinare a chi era finita la memoria in questo preciso istante. A me, yeah! Dicevo, è un balletto diverso, sempre di repertorio però più contemporaneo. Ballerina preferita, donna, direi Svetlana Zakharova, poi lei che balla la Carmen, top. Askilli, hai mai pensato da piccola di lasciare la danza? E perché? Come mai ci hai ripensato? Spero che leggerai il mio commento. Puoi salutare? Ciao Melania! Allora, ci avevo pensato ma mai seriamente, nel senso a volte ti vengono quei momenti di sconforto in cui tu dici: ma chi me lo fa fare? Perché devo impegnarmi? Devo andare? Per che cosa? Per poi essere trattata male magari. Di solito a me venivano questi momenti di sconforto non tanto quando non riuscivo nelle cose di danza, ma quando magari c'era un clima non molto sereno, diciamo, all'interno del gruppo. Diciamo che la danza da questo punto di vista non aiuta, ma ci sono stati periodi in cui io davvero tornavo a casa e piangevo, non perché non mi venivano le cose, ma perché c'era molta competitività, quindi magari o mi prendevano in giro o cercavano di mettermi a disagio, mi facevano sentire come se tutto quello che avessi, nel senso magari che fosse la solo, che fosse la mia posizione in prima, seconda fila, così, non fosse meritato. A volte ci sono stati momenti in cui addirittura venivo attaccata sul personale. In questi momenti ho pensato: ma chi me lo fa fare? Però poi ho detto: no, a me piace, continuo indipendentemente da quello che mi dice la gente. Quindi se anche voi capitano cose del genere, non mollate, andate avanti, andate dritte per la vostra strada e poi gli farete vedere dove siete arrivate. Yolanda Sordelli mi chiede: Askilli, secondo te se non si è particolarmente in forma si può ballare bene? Diciamo che bisogna capire che cosa intendi tu per in forma. Se tu per in forma intendi una persona magra, prototipo ballerina di danza classica, ovvio che se non hai quel fisico puoi comunque ballare bene, indipendentemente da quello che ti vogliono inculcare in questo mondo. Quello è un tipo di fisico perfetto da un certo punto di vista per i canoni della danza, che però non è alla fine così perfetto per i canoni della vita. Non siamo tutte alte 1,80 m e non pesiamo tutte 40 kg, anzi le persone che sono così, le persone che sono così, diciamo, dalla nascita, sono davvero poche, ci sono fortunate, però ci sono molte più persone che magari non sono così. Molte persone che magari hanno un tipo di fisico diverso cercano in tutti i modi di arrivare a quel tipo di fisico. È una cosa sbagliata, tu dovresti rispettare il tipo di fisico che hai. Non cercate di arrivare a un canone solo perché ve lo impone la società, perché voi ballerete benissimo anche se non avete quel tipo di fisico là, perché quel tipo di fisico là ce l'hanno davvero poche ragazze. E poi va bene per la danza classica, già se tu fai modern col fisico non interessa a nessuno, ok, hai le linee più belle, però magari puoi essere più esplosiva in un altro modo. Ci sono tante persone che non hanno un fisico da ballerina classica eppure sono riuscite nel mondo della danza. Se tu invece in forma intendi comunque una persona che
magari non si allena o non fa esercizio oppure li fa ogni morte di papa, allora in quel caso se non ti alleni non puoi pretendere di ballare bene. A Skilly, farai ancora dei video nel tuo saloncino di danza? Forse sì, forse no, ma comunque minimo fra 2 anni. Andavo a quella scuola quando stavo a Roma, ora mi sono trasferita a Milano e quindi vado più in quella scuola. Spero di riuscire a portarvi altri video in una sala di danza, perché secondo me vengono meglio, esteticamente è più bello. A Skilly, che danza preferisci tra la classica, la contemporanea e la moderna? PS, ti adoro. Ti adoro anch'io, un bacio. Non lo so, la contemporanea è quella che mi piace di meno, infatti io non seguo un corso di danza contemporanea, non tanto da vedere, non mi piace ballarla. Fra classica e moderna dipende dai periodi. A Skilly, ciao, sono Chiara, mi saluti? Ciao Chiara, ti adoro. Qual è l'esercizio che preferisci tra quelli che si fanno alla sbarra? Quale passo ti piace di più? Quale passo ti piace di meno? Sei strasimpatica e continua così. Grazie mille per il strasimpatica. L'esercizio che mi piace di meno è il frappè, che proprio lo odio. Quello che mi piace di più, oddio, alla sbarra, forse i plié. Però ovviamente, come tutte le persone, preferisco più fare diagonali o centro che sbarra. Per ora ho risposto solo a queste domande, perché è diventato già un video lunghissimo. Spero che comunque vi sia piaciuto. Lasciate un pollice in su, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e mi raccomando, condividete il video con più persone possibili. Vi ringrazio ancora per tutte queste persone che siamo, vorrei abbracciarvi una per una. E seguitemi su tutti i miei social, che sono Instagram, Musical.ly e Twitter. Vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!